Amanda Knox, assolta con Raffaele Sollecito dall'accusa di omicidio nel caso Meredith Kercher, vola a casa da Roma via Londra, direzione Seattle. Sempre sotto i riflettori, accompagnata dalla famiglia, si mostra radiosa per il rientro e per lo spettacolare annullamento a Perugia del verdetto di primo grado che la condannava a 26 anni di prigione. C'è la tragedia di una giovane trovata morta e quella di due ragazzi incarcerati per 4 anni, a quanto pare senza motivo, dice uno dei suoi avvocati. Vi è inoltre un altro signore che è stato anche condannato. È un dolore per tutti. Penso che non ci sia nessun vincitore in questo caso. Siamo tutti perdenti quando c'è una tragedia come questa e penso che i media dovrebbero portare più rispetto. Emozione in diretta prima e dopo le parole del giudice. Ordina l'immediata liberazione di Knox, Amanda, Marie e Sollecito Raffaele, se non detenuti per altra causa. Vergogna, ha gridato il pubblico fuori dall'aula dopo il verdetto che lascia perplessa e divisa l'opinione pubblica mondiale e insoluta la morte di Meredith.